Parma e come sempre nasce il tuo direttore. Ah, vabbè, ah, uno e due? Sì, ah, pensavo che erano. Sono già a posto. Lascio a lui il momento di presentarlo, poi come sempre al termine della presentazione sono a vostra disposizione per eventuali domande. Buonasera a tutti, intanto siamo molto più sereni in quanto è finito finalmente questo mercato, cioè, perciò siamo più tranquilli. Possiamo pensare veramente a quello che è la realtà della società, nella condizione di tutto quello che ne concerne. Siamo e sono molto contento di fare questa presentazione perché io ritengo che le condizioni ultime riferite alla carriera di Paolo De Ceglie hanno fatto sì, nella sfortuna sua, ma nella fortuna nostra, di poter portare un giocatore di così qualità nel Parma, perché se lui non avesse avuto questo periodo un pochino sfortunato sarebbe stato secondo me ancora un punto fermo in una società come la Juventus. Per quello che riguarda le caratteristiche non devo star penso anche a spiegare, è risaputo che è un ragazzo che gioca sull'esterno, che ha fatto da sempre questo ruolo, poi che sia 4, che sia il quinto, che possa essere una logica, addirittura l'anno scorso ho visto che era utilizzato pure da attaccante esterno, perciò le ha provate tutte, ma queste sono cose positive perché alla fine significa avere una multifunzionalità. Su di lui non posso far altro che dire che lo conosco anche lui, che mo ce ne so abbastanza, da bambino un altro po', e questo fa sì che lui è contento, ma io un po' meno, mi è stato un parecchio. Però ne conosco le doti perché è un ragazzo e la sua famiglia sono delle persone che mi sono rimaste dentro già dall'epoca della Juventus, proprio per la serietà, per il rispetto, per tutta una serie di cose che Paolo ha mantenuto e che bisogna dire grazie anche alla sua famiglia, al suo papà, e proprio in questo contesto lo saluto, lo ringrazio perché poi ha nell'ambito delle gestioni dei settori giovanili, soprattutto come quelli della Juventus, si crea un rapporto con i ragazzi ma anche con i genitori. E il papà è stato importante perché in quel momento specifico non era uno di quei papà che spingeva perché lui diventasse un calciatore, ma spingeva per l'educazione, per tutti gli aspetti scolastici e tutto. Adesso ho saputo che un po' diventi imprenditore, no? Scherzo, non lo piglio in giro. Però è un ragazzo veramente giusto, con le caratteristiche giuste per la nostra società, perché come ho detto prima non ha quegli sbalzi di un certo tipo, è rispettoso, sa che si deve guadagnare gli spazi e io sono convinto che abbiamo fatto un grande acquisto. Poi il resto lo deve dimostrare lui, mi auguro che lo trasformi in campo, ma sono fiducioso. Prego, la vostra domanda per favore. Beh, innanzitutto con che spirito, visto l'ultimo anno, insomma, un gol importantissimo della quadra. Intanto ringrazio per la premessa fatta, che sicuramente è importante per partire bene. Poi da parte mia c'è veramente felicità nella scelta di essere venuto qui a Parma. E soprattutto diciamo che l'arrivo qui il primo giorno è stato un impatto molto positivo per l'organizzazione e la struttura della Parma. E quindi sono doppiamente felice. Dal punto di vista atletico così potrebbe già scendere in campo, cosa fatto? Ah, questo non lo so. Oggi ho fatto diciamo il primo allenamento con la palla e quindi ci sono 10 giorni, poi deciderà il mister fare come utilizzare. Da parte mia c'è molta voglia e quindi spero presto di poter scendere in campo per dimostrare. Si dice che Parma sia la piazza ideale anche per rilanciarsi, ha scelto Parma anche per questo? Ho scelto Parma per tanti motivi, anche per questo sicuramente vengo da un anno difficile e quindi ho bisogno di trovare un posto dove rilanciarmi. Parlo per me è stata la scelta migliore. Direttore, vi ricordava che sono
differenza per me. Quindi su questi due ruoli non c'è, c'è differenza. Sì, buonasera. Alberto Rugolotto, TV Parma. Chiedevo, il Parma purtroppo ha perso la prima partita a Cesena. Secondo te che squadra è e che obiettivi può darsi per la stagione in corso? Il Parma è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di poter fare ottime cose e credo che quest'anno le debba confermare, debba continuare un percorso che è iniziato. Quindi questo è il mio aspetto. Grazie. E Gabriele Maio, stadiotardini.it. Accennava prima il direttore alla multifunzionalità, capaci di essere eclettici. Prima il collega ha chiesto se ci sono differenze tra difesa 3 o difesa 4, ma giocherebbe anche, che ne so, mediano. Ricordava prima il direttore che ha fatto addirittura l'esterno alto, quindi diciamo così, è veramente un jolly, insomma. Io la questione del ruolo l'ho sempre cercato di sfruttare a mio favore, nel senso che mi sono sempre affidato all'allenatore e questo mi ha permesso di trasformare questa cosa in positivo. Quindi sarà l'allenatore a decidere, io non ho preclusioni di nessun tipo. E questo tipo di annata cosa può significare? E poi Parma sarà soltanto transitoria oppure pensa di poter mettere qui le radici? Lo spogliatoio di là, ricordava prima il direttore, è pieno di tanti figli, chiamiamoli così, di Leonardo, insomma di giocatori che anche in passato, prima di venire a Parma, hanno conosciuto il direttore. Che rapporto si crea? Perché vedo che c'è sempre molto, come dire, feeling tra giocatori e direttore. Possibilità di poter fare una
cambio repentino in riferimento alla non cessione, perché fino a che non si firma non c'è mai la certezza, allora bisogna avere varie possibilità. Per noi è stato fondamentale, proprio per risponderti, aver fatto l'uscita di Amaury, che colgo l'occasione di dover ringraziare come uomo, prima ancora che come giocatore, perché per noi toglierci Amaury è stato qualcosa di veramente pesante da quel punto di vista, più che da un punto di vista tecnico, che lo conoscete tutti ed era una presenza assolutamente importante, un campione, ed è stato un giocatore che nell'anno topico, non dobbiamo dimenticarlo, si è preso veramente sulle spalle la squadra e l'ha portata alla salvezza. Perciò io ritengo che Amaury sia uno dei calciatori che in caso di cessione è da ringraziare, non personalmente soltanto, ma proprio come società e come comunità. I tifosi devono sempre avere un ricordo di giocatore assolutamente positivo, perché c'era anche una volontà di Amaury di restare, ma proprio per quello che hai detto te, noi abbiamo l'obbligo di dover far quadrare certe situazioni. È chiaro che, vedendo pure il poco utilizzo, abbiamo fatto una scelta razionale, diciamo così. Premetto anche che questa cessione non è stata fatta da me, perché io non ho avuto voglia di confrontarmi col Torino, tant'è vero che c'è anche qui un testimone che è arrivato con le carte da me, perché io non mi sono voluto, ma proprio perché ho la mia dignità, mi portate le carte e io firmo le cessioni. Così è stato, è venuto Amaury da me e io ho fatto quello che dovevo fare nel bene della società. Perciò la scelta di togliere Piaviani da quel tipo di trattativa è chiaramente stata sostituita con l'uscita di Ama. Senti, Pietro, però è andato via Amaury, è andato via anche Cerri. Sì, ma questo era già contemplato, il processo nei riguardi di Cerri è un processo che secondo me è indispensabile. Perché non è che Amaury, che Cerri veniva privato della possibilità, secondo le nostre idee, poi magari saranno sbagliate, perché c'era Amaury. Cerri deve fare un processo, secondo noi, e uno sviluppo della sua carriera che sarà sicuramente importante, attraverso dei passaggi che hanno fatto tutti. Possono venire in mente gli Immobili, possono venire in mente gli Inzaghi, possono venire in mente i Toni, tutti i più grandi centravanti acquistano quel tipo di mestichezza, di continuità, soprattutto gli attaccanti centrali giocando. L'attaccante centrale strutturato difficilmente dà continuità di prestazioni, secondo me, nella mia esperienza, poi magari sbaglio, stando al passo di altri. Allora, se noi abbiamo deciso che in questa squadra c'è un giocatore importantissimo in quel ruolo, per come stiamo giocando, che è Cassano, a seguire c'è un altro calciatore che abbiamo ripreso dall'Inter, che può giocare sia all'esterno, ma sappiamo tranquillamente che Belfodil può fare quel ruolo perché l'ha fatto a Parma molto bene. Abbiamo in rosa Pozzi, che sta in fase di recupero, che è assolutamente quel ruolo, ma che sarebbe stato molto complesso articolarne una possibile cessione proprio per le condizioni e per quello che gli è successo, soprattutto considerando il successo al Parma, un po' come Daniele Galloppa. Abbiamo una certa riconoscenza per chi si fa male in questa società e perciò ci teniamo a tenerli con noi e farli recuperare al meglio. E più c'era questa situazione di Coda, ma perciò la situazione Cerri Coda era una situazione già da tempo valutata. E abbiamo deciso, nonostante le richieste, di tenere Coda perché secondo noi nella prontezza poteva darci di più per le esperienze vissute, nella prospettiva Cerri sicuramente sarà un giocatore molto molto importante. E allora la valutazione è stata fatta, non è che Cerri andava a sostituire Amaury. Noi abbiamo fatto una valutazione, scusate se mi sono dilungato, per essere stato chiaro, sulla prospettiva di Cerri, non sul fatto che possa fare 5 partite al Parma, 10, che possono servire secondo me a nulla, ma sul fatto che lui, e siamo stati anche bravi e fortunati, lui ha giocato 5 minuti e ha fatto gol, e magari ne faccia tutte le partite, perché noi, non avendo diritti, non avendo niente, è il nostro patrimonio, ritorna, ma con una esperienza addirittura superiore pure da un certo punto di vista ulteriore, a differenza di Amaury, per esempio,
è quella che il ragazzo è stato e vissuto, coccolato sempre allo stesso ambiente, ha bisogno, secondo me, di andare a farsi le ossa, a capire che cos'è il calcio professionistico, perché qui è coccolato dall'ambiente, dai tifosi, da tutti quanti, che non è male, però vive in una incubatrice e non sa mai che cos'è il resto. E ce l'aveva. Io penso che è giusto che lui vada, ma con la sua volontà, attenzione, perché lui ha recepito questo e nel momento di parlarci col ragazzo, il ragazzo ha esternato proprio la volontà di no, io voglio andare a giocare, a confrontarmi, a vivere l'altro ambiente, per poi ritornare ancora più forte. C'è tutta la domanda. Scusa che mi sono toccato, ma quello che si è piano. Prima il collega chiedeva a De Celi se poteva giocare anche a centrocampo. A centrocampo come giudichi la campagna acquisti? Visto che c'è stato anche questo inghippo di Gonzalez, ho visto che c'è Marina qua. Sì, no, ma anche queste cose, tutte le cose in questo momento noi siamo un budine, tutti si giustificano, tutti fanno quello che devono fare, la colpa è del Parma di tutto. Venga lì, noi avevamo detto che volevamo fare delle valutazioni. Chiaro, le valutazioni si fanno se riteniamo che siano giocatori che migliorano quello che si ha. Avevamo anche la necessità di dover sfoltire, e in questo mercato qui per sfoltire bisogna lasciarsi degli spazi, che sono quelli di ti do un calciatore e ne prendo un altro, per me è utile in questo senso. Perciò per questo abbiamo aspettato. Poi ho detto che non ho trovato l'accordo con Gonzalez, non è proprio così, perché con Gonzalez ce l'ho parlato in 5 minuti, abbiamo risolto il problema, ma il problema è che noi siamo arrivati lunghi per un motivo molto semplice, che è quello della storia che ci ha danneggiato non poco, che ci ha impegnato nell'ultima giornata di Biamiani. È stata una situazione pesante, anche qui c'è il testimone oculare, può dire quanto tempo ho parlato con Zaccardo, qualche ora, no? E questo significa che c'è un po', cioè io lo dico obiettivamente, sono da solo, ma un po' spiazzato per curare quella logica di scambi. Gli scambi che ci proponevano non li ritenevamo all'altezza, siamo arrivati in ultimo e c'era da trovare un accordo con la Lazio e abbiamo trovato un accordo con la Lazio in ultimo proprio. Ho parlato col giocatore, noi abbiamo cercato di inviare, ma purtroppo le regole sono chiare, pure se noi inviamo alle come si dice, alle 22:58, non fa fede il 22:58, ma fa fede l'orario di arrivo. Perciò non è vero, lo voglio bene a tutti, anche alla Lazio, non è vero che non ho trovato l'accordo, perché l'accordo è arrivato dopo, ma firmato da tutte le componenti. Questo significa che purtroppo, e qua anche qui ho sentito che è colpa nostra e tutto quanto, ci abbiamo provato, dobbiamo rimetterci a quello che sono le regole, ma non è una mancanza che non volevamo far prima, ci abbiamo pensato, abbiamo raggiunto l'accordo in quel momento, è un qualche cosa che succede nel calcio, perché tutti si scatenano all'ultimo, e non ci siamo riusciti. A seguire, tu mi hai fatto un'altra domanda, quella di Mariga. Mariga è una situazione che avevamo già in mente, ma che non avevamo affrontato, proprio perché c'era questa necessità di lasciarsi quei famosi spazi, perché se io prendo un giocatore a secco, significa che mi tolgo l'opportunità di togliermene uno che non mi occorre. Allora abbiamo pensato di parlare di Mariga appena finito il mercato. Ora Mariga, che per me è un motivo di orgoglio, è quello che lui non ha accettato nulla e vuole confrontarsi nel Parma, per me è il giocatore anche ideale per caratteristiche, è quello che poteva mancarci vicino agli altri ragazzi che abbiamo. Ora stiamo valutando tutto quello che è giusto valutare, le condizioni fisiche di ogni tipo. Ritengo che dopo i primi sondaggi fatti già da ieri, il ragazzo finalmente sia a posto, e penso che se è tutto come noi ci auguriamo, che quel reparto lì sia un grande acquisto. Questo è il senso del discorso. Hai pensato di fare un ricorso, visto che quello che no, ma è molto chiaro lì. Noi abbiamo fatto in fretta quello che dovevamo fare, trovato gli accordi, abbiamo inviato, ma il regolamento va chiaro, fa fede l'orario di arrivo. Purtroppo in quel momento c'erano tante cose in quell'area lì, tramite internet, però c'è tante cose e
19 e 22 e 58 l'abbiamo inviato, la siamo andati a confrontare con il discorso della Lega, purtroppo l'arrivo in Lega è stato 23 e 05, ma per questo per la linea, non c'è niente altro da poter fare. Però mi è dispiaciuto dire no, non si è fatto perché il Parma ha trovato l'accordo con il giocatore, anche qui chiamato il giocatore, cioè non è che mi devo mettere a pubblicare il contratto fatto, però c'è anche qui, io sono fatalista, sono scaramantico, c'è anche qui il segno del destino, se è andata così, bene così, è arrivato Mariga e magari abbiamo fatto ancora meglio da questo punto di vista. Non sono preoccupato, chiaramente, era una cosa in più, penso che così come tale va interpretata. Vede come un segno del destino anche il fatto che Crivellini, dopo non so la scelta di Milan, non si è andato a Milan. Beh, io lì ti rispondo che figurati se facevamo noi una gaffa del genere. Io non è che ti devo rispondere, in altro modo la trovavamo con Crocifissa, chissà dove la raccati, dove la trovavamo. Ma fa una foto a un giocatore che ancora non ha firmato, tutto il rispetto a parte di tutti, insomma, noi passiamo sempre per quelli che danno le notizie in ritardo, ma questa è una mia prerogativa che ne condivido sempre, che la condivido con la Rancati. Secondo me noi non dobbiamo dare lo scoop come società di calcio, noi siamo un sito ufficiale e dobbiamo dare l'ufficialità. Lo scoop è fatto, è un lavoro per voi, per i siti, per tutto il resto. Noi fin quando non è tutto a posto non facciamo niente. È lampante pure che Diabia non è che è partito da Parma con la scarpa di Mina, qualcuno gli ha messa, insomma, perché adesso non è che pure sto ragazzo, cioè, lo mettono lì, l'hanno lasciata, gli fanno tutto, cioè Diabia ha una responsabilità zero in riferimento a questo. Ci tengo anche a precisare, visto la domanda e tu eri presente, che se c'era, è uscito fuori questa storia che oggi è stata meno male rettificata da qualcuno, dall'avvocato di Zaccardo. Io non abbiamo nessun problema con Zaccardo di debiti dipendenti, tant'è vero che Zaccardo pur di venire a Parma, a differenza di quello che si dice, è stato più rigore con me. Il problema di Zaccardo è che non è, ed è lecito, ci mancherebbe. Io non ho offerto, lo dichiaro, un euro in meno di quello che lui aveva al Milan. Lui avrebbe preso, oltre il contratto del Milan, il compenso di luglio, quello maturato nel Milan luglio-agosto, perciò era un qualcosa in più. Aveva altre pretese che questo hanno fatto sì che, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Milan, non potevano essere soddisfatte, in quanto per noi ci si andava a, noi avremmo avuto una penalizzazione troppo forte nel perdere Biabiani. A questo punto ci teniamo stretti Biabiani, lo teniamo molto volentieri. La cosa che un po' mi ha fatto dispiacere è come il fatto di, è giusto criticare e accetto le critiche, ma questa è una squadra che, nonostante tutto quello che era stato detto e scritto, ha mantenuto i punti forti, mantenendo Mirante con forza, mantenendo Biabiani. Non ho mai ricevuto un'offerta per Paletta, perché poi altrimenti si turbano i giocatori. Paletta non è mai stato richiesto dalla Roma al sottoscritto, mai sentita la Roma per Paletta. Però Paletta, Biabiani e Mirante sembravano quei calciatori, e anche Cassano e tanti altri, posso dire, che dovevano andare via un'ora dopo l'inizio del mercato, non sono andati via nemmeno all'ultimo minuto del mercato. Penso che questo sia un segnale importante. Poi capisco che l'opinione pubblica, i tifosi potevano pensare qualche cosa di diverso, ma nel mantenere questo, come rispondendo alla giusta domanda fatta da Piovani, se mantieni questo non è che poi ci sono altre squadre che hanno venduto, per esempio, come ho detto, ma non per rinfacciarlo, Immobile, Cerci, altre squadre che sono ancora di portata più grande della nostra hanno venduto Balotelli, cioè noi obiettivamente abbiamo venduto Parolo perché per quella fascia d'età a 30 anni era giusto vendere. Abbiamo ceduto, nel ringraziare Mauro e ringraziare Marchino, perché per me è come se è andato via un fratello minore, un figlio, però 34 anni, e abbiamo abbassato l'età media della nostra squadra mantenendo dei punti di forza, inserendo delle situazioni. Poi che la squadra si sia indebolita o rinforzata, il tempo lo dirà. Io mi vado a prendere gli articoli di maggio scorso settembre scorso, di settembre dopo le fine del mercato, c'era sempre che il Parma non è che avesse fatto chissà quale mercato, e poi alla fine a maggio tutti sul carro,
e tutti sopra con le bandiere, e va bene, è giusto che sia così, il tifoso è questo, i giornalisti sono questi. Io penso che il tifoso di una certa qualità abbia capito l'operazione che noi abbiamo fatto, e partendo proprio da questo c'è da affermare anche che se fosse andato via Bianini non è che saremmo rimasti uguali, avevamo già pianificato qualcosa di importante, però rimanendo via Bianini è importante via Bianini, insomma c'erano varie situazioni, ma non sono nomi che erano stati scritti, nomi un po' più importanti. Se dal vostro punto di vista è tutto chiaro, però il ragazzo, cioè Bianini, come si può stimolare per una nuova stagione? No, Bianini è un ragazzo strepitoso. Bianini già, ormai c'ha il calo di Ferrara qui. Mi ha messo la sciarpa, ha fatto quello. Gli abbiamo fatto far giro del mondo, Bianini, dalla Cina, alla Lazio, al Milan, all'Inter. Ah, addirittura ho letto che avevo dato offerto in ultimo il prestito gratuito di Bianini all'Inter. Cioè, vabbè, a scrivere va bene, ma insomma, adesso che addirittura... Qual è il vantaggio di dare un prestito gratuito? Cioè, certe cose ritengo che ci dovrebbe avere un po' di cognizione prima di scriverle, no? Un po' di professionalità. Cioè, qual è il motivo che il Parma deve dare un prestito gratuito a un giocatore? Cioè, o è un Picabieri che sa che non fa altro che disturbarti, appena non lo si sente mai, parla mai, si sente sempre sorridente. Cioè, ed è un giocatore forte. Bianini ha capito perfettamente la situazione ed è molto più carico di quello che si può pensare, perché nel momento in cui c'è una trattativa, se un giocatore si vuole, si porta a termine, e in quel momento lì ci si è reso conto di tante cose, che è bastata un'occhiata tra me e lui, ritorniamo a casa, via, e siamo a posto. C'è il microfono? Vado così. Grazie. Sì, buonasera direttore, chiedevo solo, lei ha fatto il bilancio sul mercato, e una buona parte dei tifosi ritiene comunque il mercato deludente, leggevo per esempio il sondaggio del sito Gazzetta di Parma, lei secondo lei perché insomma? Ma te mi fai una domanda, a me con tutto io sono sorridente, sono oggi arrabbiato, ma mi fai una domanda e dovresti fare i tifosi, cioè per quanto mi riguarda io ho fatto il massimo. Poi il giudizio è giusto, secondo me si fa alla fine. Non so se tu mi dici secondo lei è deludente, io ti rispondo quello che penso. Io dico che nel girone di ritorno la squadra ha giocato con l'attacco che era Bianini, Cassano e Schelotto. Con tutta la stima rispetto a Schelotto, io ritengo che l'attacco del Parma, Bianini e Cassano, più tutti quelli che sono rimasti, Belfodil, lo ritengo un attacco più importante, ma non solo a potenza d'ecco, perché abbiamo giocatori di nostra proprietà, Belfodil è il nostro calciatore, Schelotto è un giocatore del Lignano. Quello riguardo al centrocampo ho detto di parolo, secondo me c'è il recupero di Daniele Galloppa, c'è da rivalutare anche l'impegno che sta mettendo Cerchera, c'è Lucas che ancora si deve far conoscere, volevo dire sempre che quando ho portato qui Pelé non so quello che mi è arrivato addosso, poi dopo vedere quello che è successo. E così come quando è arrivato Paletta, per fare un esempio, non è che tutti potevano essere delusi, perché comprendo che il tifoso aspetta il nome, aspetta questo tipo di situazione, però io dico abbiamo sostituito Lodi con Marchionni, il tempo dirà se abbiamo fatto per bene, a qua è una certezza, ci siamo resi conto che con qua in questo modo andava a non servire per stesso caratteristiche la continuità con Gargano, pur stimando i giocatori, perché avrebbe tolto lo spazio ad Acqua, dovevamo sostituire Parolo, vediamo se tra Mariga, Galloppa, Lucas, Giorgera, ci dobbiamo inventare qualcosa, come ci siamo sempre inventati, Mauri l'abbiamo tenuto perché invece a differenza di Gerri ha possibilità, abbiamo cambiato Molinaro con De Ceglie. La difesa è rimasta uguale, mettendoci in più abbiamo ripreso Cassani, che è stato uno sforzo notevole. La difesa è rimasta uguale, Valletta Lucarelli con Felipe, abbiamo messo in più Costa, abbiamo messo Mendes e è rimasto il portiere. Io non voglio parlare di delusione o di positività, ritengo che sia per quello che sono i nostri obiettivi una squadra competitiva. Certo, se tu mi dici siete arrivati sesti, volete arrivare quarti, terzi o primi, è deludentissimo. Però se noi dobbiamo non dimenticare quello che ci è successo a maggio, non dobbiamo dimenticare quello che è stato detto a maggio e quello che ho detto io a maggio,
dicendo che dovevamo per ovvi motivi far di necessità virtù, perché avevamo una situazione importante in una scelta societaria della proprietà. E io ritengo che dopo Cesena, nella grande amarezza, a me mi è sembrato che l'unica componente che ha recepito questo, a differenza di quello che mi sta dicendo, sono stati i tifosi, che sono stati meravigliosi, che sono stati ricomposti, che hanno fatto il tifo, che sono venuti in massa. Significa che quello che ho detto l'hanno recepito. Poi, se qualcuno vuole scrivere su un sito, vuole scrivere su una situazione, l'insoddisfazione è lecito, ci mancherebbe. Però fino a quando ci sarò io, il mercato lo faccio io, non è che mi faccio influenzare da quello che si scrive, ma da quello che è la mia testa, perché poi se sbaglio, sbaglio io. Vedi che criticano il mercato, criticano me, è giusto che io mi piglio le responsabilità. Chiedo ai tifosi di aspettare alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno dicono, ha fatto un mercato disastroso, perché poi alla fine è questo. Io ho fatto con quello che potevo fare, effettivamente. Non è che ho fatto che in una maniera diversa, l'ho fatto nella scelta strategica che è stata fatta dalla proprietà, e devo ringraziare la proprietà che, nonostante questo tipo di situazione, anche in ultimo mi ha detto va bene, piglia Gonzales se ci si riesce, va bene ora metti Marica, va bene riportiamo via Biagliani, va bene non vendiamo Mirante. Cioè, queste se sono cose non importanti, secondo me non si è recepito quello che era il messaggio di maggio o di giugno. Si deve recepire il messaggio. Il messaggio è questo, poi dall'altra parte c'è l'enfasi e vendono i giocatori più importanti, però è un mercato meraviglioso, tutto è perché arrivano nomi. Io obiettivamente sono fiducioso di quello che è, sono molto più preoccupato dell'approccio della partita, e questo l'ho detto a voi, l'ho detto ai giocatori ieri, perché secondo il mio punto di vista noi dovevamo dare una dimostrazione proprio in risposta di questo periodo diversa, non la vittoria o la sconfitta. La squadra, e mi ci metto io primo, probabilmente ho sbagliato anch'io, a Cesena, doveva dare una risposta alla nostra gente, ai tifosi che erano arrivati lì, alla proprietà e a tutto il resto, diversa di quello che abbiamo dato. Poi le partite si vincono e si perdono, ma non si affrontano in quel modo. E loro lo sanno, perciò non sto scaricando. Sanno perfettamente che quando loro mettono il massimo dell'impegno sono sempre io che ci metto la faccia e li difendo. Dall'altro lato, per finire questo discorso, c'è pure da fare il controcanto, che un giocatore può pure sbagliare una partita dopo una stagione strepitosa. Ho visto troppi giudizi forti, pesanti, e una partita ci può stare che non sta giusto. Cioè, sfilza dei 4, dei 3, dei 5, dei 4 e mezzo, cioè, si possono mettere quei numeri, però si deve dire che c'è gente che ha dato l'anima per un anno intero, che può aver avuto degli sviluppi psicologici non indifferenti, che ha trovato una squadra che invece era estremamente compatta e che c'era in campo sintetico, che per chi ci gioca è un po' più un vantaggio. La squadra a questo punto lei la ritiene completa oppure pensa che si possa pescare ulteriormente nel mercato, diciamo così, dei senza contratto? Per esempio, il reparto offensivo mi era parso di capire che a suo modo di vedere è completo nonostante la cessione di Amauri, quindi un'altra prima punta non è previsto di prenderla, un Emegara, tanto per fare un nome concreto. No. Riteniamo che l'unico reparto che poteva essere rinforzato è attraverso questa cosa di Marica. Per la prima punta noi abbiamo, probabilmente si dimentica quello che è stato tutto un girone di ritorno dell'anno scorso, cioè noi abbiamo una prima punta che è Cassano. Cioè, se qualcuno mi viene, mi giudica, mi discute che Cassano, oh, ci sta tutto nel calcio, però se io ho un tecnico che decide che il suo attaccante centrale è Cassano, penso che già mi ritengo a posto. Non so quanti abbiano Cassano. Ho detto che ci può giocare Belfodil, ho detto che ci abbiamo Coda e ho detto che abbiamo Pozzi ancora in fase di recupero. Perciò per la nostra competitività ritengo che ci abbiamo abbastanza. Qui abbiamo Biardini, qui abbiamo Palladino e più abbiamo magari delle invenzioni che il nostro allenatore più volte ci ha dimostrato di poter fare, no? Perché anche il discorso di Giorchera, che ho letto un pochino, no? Che si dice abbiamo provato Giorchera tutto l'anno, tutto il precampionato da centrocampista centrale e poi ha giocato la mezzala. È un esperimento quello del centrocampista centrale, perché Giorchera da mezzala da trequartista, come ha fatto per esempio in una buona parte del secondo tempo di Cesena, ha giocato sempre da mezzala da centrocampista. In attesa di prendere Lodi abbiamo
per verificare se poteva fare anche quel ruolo lì. Però Giorgi era un giocatore multifunzionale del centrocampo, appena arrivato, e anche lì io non ritengo che abbia fatto nemmeno una cattiva prestazione l'altra sera, nell'impegno, per qualità. Perciò in difesa siamo pure troppi, perché effettivamente siamo abbastanza. Abbiamo Cassani, Ristoschi, è rimasto Rispoli, che può essere un altro calciatore che se non si trova delle soluzioni di un certo tipo, ormai che sta qui, è un giocatore che ha sempre avuto di valore, che può essere utilizzato anche lui da esterno, da intermedio, da alto. Perciò io ritengo che noi siamo completi. Poi ci sono sempre i risultati, capisco che io, secondo me è dipeso molto da noi questo, non tanto dal mercato, dipeso molto dalla nostra prestazione a Cesena, allo scoramento dei nostri riposi. Io almeno leggo questo, poi può darsi che mi sbaglio. E poi volevo tornare ancora, poi magari concludo. Su quello che è stato un po' questo caso di Biabiani, questo caso di Zaccardi e quant'altro, nel senso che poi lecito che il giocatore magari non accettasse un certo tipo di situazione, però indubbiamente era inusuale che così insomma venisse data per conclusa un certo tipo di operazione, la figuraccia del Milan che l'ha mostrato, ma non si poteva prevenire questo tipo di situazione, nel senso io ma il concetto è che Zaccardo ha esternato a più riprese, per questo mi ha fatto un po' particolare meraviglia il fatto che Zaccardo non ritorna per vecchie questioni, perché io non so quante telefonate Zaccardo gli ho avuto che voleva ritornare al Parma, perciò questo non l'ha esternato a me, l'ha esternato a tutti, l'ha esternato al Milan, tutto potevano pensare al Milan che Zaccardo creasse quel tipo di problema. Poi, se permetti, nel momento che salgono i valori, e ho ribadito, non ho tentato nemmeno di approfittarvi di questo, perché Zaccardo è più vecchio, dove gli domandate se io gli ho offerto un euro in meno di quello che aveva nel Milan, nel momento in cui c'è un rilancio, che è lecito, perché il calciatore ha un suo contratto, dice io se volete, è così, probabilmente spinto da un pensiero che è quello di questi vogliono fare via piani, lo fanno comunque. Io mi faccio i miei calcoli, cioè via piani o si vende e si vende, o non è che si vende, perché se poi dopo mi devo caricare un altro tipo di situazione, e come diceva Totò, è la somma che fa totale, a me non mi torna quei numeri lì, via piani rimane a Parma. E l'altra curiosità che avevo sempre relativa a questo caso è proprio questo, ma non poteva essere svincolata questa operazione di cessione di Biabiani? In fin dei conti all'Atalanta non hanno dato una contropartita tecnica, gli hanno dato soldoni per Bonaventura, perché a noi ci dicono... Ma ti risulta che io sono l'amministratore delegato del Parma o del Milan? Del Parma, ma non, cioè, perché voglio rispondere, ma credo, è una domanda che è legittima, ma che a noi ce l'hanno proposta in quel modo. A noi poteva andare bene anche in quel modo, ma delle condizioni che stavano bene a noi. Poi se loro ritengono, probabilmente in uscita c'era solo Zaccardo, ma Zaccardo all'Atalanta ci andava, allora non dire proposta. Cioè, poi c'è pure questo, ci può stare, insomma, ci può stare che a noi ci davano quello che ci dovevano dare, le differenze che per noi andavano bene, le rinforzavamo, forse ci trovavamo costretti poi a dar via un'alternativa della nostra difesa. Alla fine l'avremmo ultimata e avremmo preso un giocatore importante. Che era? Il vivrà vedrà, però era importante. Quindi però, potrebbe... Però siamo contenti che è rimasto Biabbi. Certo. Tutto a posto, grazie. Grazie.